ancora. Sì, sì, non molto. Dice, scusate il ritardo di 2 settimane. Il mal sottile mi ha attanagliato e non è che sia guarito del tutto, anche stasera sarà un concerto disastroso perché ogni tanto mi accascerò rantolante sul palco. Vabbè, cioè, come gli eroi romantici, vittime della tisi e così. Insomma. D'altra parte mi dispiace anche perché 2 settimane fa non c'era il festival di Sanremo, che questa sera lo mancate. E quindi ho questo atroce rimorso da parte mia. Come si possono mancare certe cose? Una canzone mi ha veramente colpito, mi ha anche commosso, devo dire. La canzone del principe e del principe. Questa sofferenza atroce, questo molgersi, dopo ti spiego molgersi cosa vuol dire. Sì, lui si è molto, ecco, è così, no? Come il participio passato, molcito, no? Molto, insomma, sì, è uno che si volceva molto, insomma. E i versi sono talmente belli che passano nella mente e uno si dimentica, perché sono talmente eterei, no? Sono talmente. E poi ho imparato che al Festival di Sanremo sono passate qualcosa come più di 1400 canzoni. No, 1700 canzoni. La sfida è, chi ne ricorda più di 20? Dopo Camerino, cioè, 1700 canzoni in meno. Perché non ci vengono? Tempo, quante ne hai scritte tu per Sanremo? Nessuna. Sei sicuro? Però il direttore d'orchestra. Partite, no. Dimmelo! Allora, voglio dire che sono passati 1500, questa è la metà. 1500 canzoni, andiamo al buono, 1500, fra 1400, 1700, 1500 canzoni. 1635. Quindi, se uno non se ne ricorda più di 20, erano canzoni inutili, non molte, inutili. Bravo! Per me che è normale, vive facendo canzoni, un po' si vergogna, diciamo la verità. Ma come? Lui si vergogna. Canzoni. E le canzoni ho notato che uno si ricorda, perché fatelo con i vostri amici, si ricorda Grazie dei fiori, Vola colomba, cioè roba di un secolo fa. E poi c'è qualcosa è rimasto. E va bene, lasciamo da parte il festival, cari miei Birbantelli. È geniale la cosa di Birbantelli. C'era con Tangentopoli, di buona memoria, erano chiesa, era stato definito Mariuolo. Mariuolo, il passaggio semantico, dopo ti spiego quello di semantico, da. Perché sei lì, facile, no? Ma no, Flato, per sentirti. Ma Tempo mi sono già rivolto a Tempo, scusa. Il passaggio da Mariuolo a Birbantello è carino. Io potrei suggerire Berlusca Tristanzuola, Moscardino, questi che tutto fanno mani in bacio. Birbantelli che andavano con queste misteriose signore
scordi sa vecchia, insomma, sguandrinelle, cioè, ci si possono definire queste ragazzacce, queste... Brave donne. Come? Dopo tonnelle volgari, signorinelle pallide, signorinelli, ma non c'è il senso. Sguandrinelle. E uno telefona e dice, guarda, mi raccomando, che non abbia lasciato dirmi se dei preservativi. Ora, il Vaticano si è incazzato sul fatto che dei preservativi sono vietati, insomma. Per questo è una rottura. E queste sguandrinelle con questi birbantelli, che tutto così sono carini, no? Fanno le loro trombattinelle piccoline. Comunque finisco sempre questi miei piccoli con un dico sempre che, come dicono, che la crisi è finita, la crisi non c'è più, abbiamo 223% in più di corruzione, la crisi ce la siamo lasciata dietro le spalle. Io concludo sempre dicendo che non è una grande posizione se non si intende la sindrome di imbarazzo. Ma voi forse vorreste poi sentire anche cantare.